di 2 ore che provo a contattare tua moglie per avere tue notizie. Ha il telefono staccato. Ma sei scaduta la promozione. È stato fatto un ordine abbondante per 2 persone. Chi ha fatto abbondante per 2 persone? So, magari sua moglie. Non crede? Non credo. Mario! Ma che ci fai sotto al letto? Sto accungiando in mollo Roma da razzo. Ma che boa me! Mi devi dire che ci stanno sotto! Ma chi ci sta, chi sta? Che te cagna a te? Che te ne ha fatto? È cominciato tutto ieri sera. Quel mio vicino di casa è sua giovane amica. Vedi, carotta cara, sai che cosa succede? Poi che quando né il lavoro che fai né la moglie che ti sei scelta, no, ti danno delle belle soddisfazioni, passate il brutto uomo. Chi lo pone? E apri una decisione definitiva, eh? Te ho tutta la colpa a bascio oppure elimini tua moglie definitivamente. Addirittura. Tu che fai in questo periodo? L'influencer. Quindi è proprio un lavoro? Mio, questo è il mio ultimo posto. Ah, sai benissimo. Che dici, lo vuoi fare un TikTok assieme a Carlotta? Dammi tu cosita, insomma. Ti sei bevuto il cervello! No, ma hai mangiato il cervello, che hai una spumuta di limone a coppa e saporita! Mario, cogli l'attimo! Mario! Mario! Perciò vuoi lasciare Margherita? No, ti no, sarai no. invaghito di qualche puttanella che ti ha presentato il tuo vicino e te la sarai portata a letto! No! Sono io, sono il vicino di casa. Non sono affatto famoso, vivo nell'appartamento sottostante a quello di Mario. E chi aspetta a tornarsene nell'appartamento sottostante? No, ma io me ne devo andare per forza, sono esploso come una bomba! Ma che se corre vai? Che cos'è? E corre vai, e corre vai! Ma stai venendo, purp, stai venendo! Perché dopo 30 anni di matrimonio... 29. Il signorino voleva frequentare gli amici per una pausa di riflessione e vacanza. No, non ci vado in vacanza io. Ma non sei stato un mese? Ma dici una cosa? Sei stata a Cuba, ti sei arretriato, sì? Visto? Cazzo di social, non so pochi manchi in due bagni. Perdonatemi, ho accettato il mio malgrado di accompagnare mia sorella per cercare di mediare, ma confesso che non mi aspettavo di trovare un'atmosfera del genere. Sinceramente neppure io. Mi pare che tu abbia detto che impossibilitato a cambiare sia la moglie che il lavoro, saresti propenso a eliminare tua moglie. Beh, io direi, parliamone. Lorenzo, ma sei impazzito, mica dici sul serio. Non ne sto male! Sei ancora mio marito, Mario! Ma non sei nessuno! Ti stai contraddicendo, tuo marito non sono nessuno! Ma tu lo sapevi che alcune piante erbacee sono molto più velenose di quanto si possa pensare? Ci sono erbe che fanno male pure a metterci il naso sopra. Infatti anch'io gli dicevo di stare attento. Sto male, sto morendo! Oggi sto tanto a lei, che quasi quasi mi mettesse a chiagnere per sta felicità. Lei vuole sapere se io provo un'attrazione per lei. Brava! Ma attrazione fisica o platonica? Non me ne fotto la platonica! Mario, hai mai sentito parlare della cicuta maggiore? È una pianta erbacea che se ingerita può provocare anche un collasso respiratorio. Ho messo le foglie di cicuta in una bustina uguale a quella che Teresa ha nella borsa. Tu dovrai semplicemente scambiarle tra di loro. Basta che stai con me, non mi importa niente. Sana, mio amore mio. Io non mi fiderei di quello che ti dà. Ma che esistono anche le tragiche circostanze che possono causare la morte di una persona. Tipo? L'errore fatale. Non tenevo nulla da mettere per la notte. Vedimi, se cubigiami Pippo Baudo. Se da domani quella ragazza non sarà sparita dalla tua vita, saprò io cosa fare. E per quanto mi riguarda, e fornute gambe. Le donne sono la gioia della vita, però te la possono anche distruggere la vita. Io ne so qualcosa.